per caso mi raccontarono che a Sacile c'era un ingegnere, un giovane ingegnere che aveva studiato pianoforte, che era amante della musica e che aveva iniziato a costruire degli strumenti, dei pianoforti. Io ho sempre avuto fiducia in quello che facevo e non dico che ero sicuro che ci sarei arrivato, ma comunque ero abbastanza cosciente di questo. È straordinario come si possa avere strumenti che hanno una personalità e non stereotipati come non faccio noi. Questi 40 anni per me hanno rappresentato veramente una bellissima avventura. Naturalmente non è che siamo arrivati, questo discorso continua e continuerà per sempre, insomma, fino a che sarà possibile.